Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, prima di tutto un giudizio sul calciomercato e quanto sei stato contento, sollevato, che giocatori come Pohjanpalo e anche Jonsen siano rimasti? Ma sai quanta sofferenza c'è per un allenatore che ha aperto il mercato, soprattutto un mercato così lungo. Quando inizia il campionato c'è il mercato aperto, a volte può essere un vantaggio perché puoi sempre intervenire, ma a volte è uno svantaggio perché chi ha giocatori importanti, come è successo noi con la vicenda Pohjanpalo, non è che dormi sonni tranquilli. Quindi fortunatamente oggi è finito tutto. La rosa, devo dire, con l'innesto di Dembélé, un giovane interessante che arriva dal Torino, l'abbiamo completata. Siamo contenti adesso, fortunatamente concentrati a mille su quello che è il nostro campionato e il prossimo avversario. Sono usciti i calendari, o meglio la composizione delle, come saranno strutturate le giornate, un tuo giudizio anche su questo? Ma l'ho detto, sono abbastanza arrabbiato, non ho capito perché ci hanno messo Venezia-Spezia in anticipo il venerdì, poi dopo ci danno 8 giorni tra lo Spezia e il Brescia per dopo avere 2 giorni l'infrasettimanale. Secondo me è una cosa assurda, quando il Palermo che incontriamo nella metà settimana c'è sempre un giorno in più. Cioè, noi siamo partiti questo campionato con Como che ha avuto un giorno in più, il Cosenza che ha avuto un giorno in più, la Sampdoria infrasettimanale che ha avuto un giorno in più, e adesso mi ritrovo pronti via dopo la sosta ancora a peggiorare le cose, perché penso che fare una partita, ma non solo per me, ripeto, io guardo il Venezia, una partita dopo 2 giorni contro il Palermo che ne ha avute 3, ma ha avuto soprattutto anche prima le altre sempre un giorno in più, alla fine è come scalare una montagna, e alla fine alla lunga è l'ultimo pezzo che è più importante, non è l'inizio. Questo, se continua così, alla fine un giorno in meno, un giorno in meno, un giorno in meno, alla lunga si sommano, sono settimane. Affronterete domani il Cittadella, che squadra è e come fare per affrontare appunto questa squadra, una squadra così strutturata? Ma l'ho detto, indipendentemente da quello che è il derby, una partita importante, io ritengo il Cittadella un esempio di come si lavora, perché devo dire che con poco fa sempre grandi campionati, e questo va a merito a un direttore sportivo che ha conoscenze, va a merito alla continuità che hanno negli anni anche con gli allenatori stessi, cioè che li costruiscono in casa e portano avanti sempre un'idea di gioco sempre uguale. Vanno a cercare giocatori che sanno cosa cerca il Cittadella, e quindi sicuramente sotto questo punto di vista qua, come è successo l'anno scorso, è una partita veramente difficile, completamente diversa da quello che era la Sampdoria. Ho detto che in Serie B devi essere bravo a affrontare tutte le partite, poi mettiamoci che è una partita per noi importante perché è un derby è sempre una partita a parte, non c'entra niente le classifiche, e sicuramente i derby bisogna sempre fare di tutto per vincere anche per i nostri tifosi. Avete disputato 3 partite in pochi giorni, immaginiamo che tu farai rifiatare qualcuno, quindi domani farai un po' di turnover, è così? Ma ho la possibilità di avere una rosa che tutti si sono messi a disposizione, ho la possibilità ancora di avere un giorno per pensare e poi vediamo. Io penso che i ragazzi, qualsiasi ragazzo che entrerà in campo, darà il massimo e conoscerà che partita dovrà andare a affrontare, quello è la cosa più importante.